Amici di motori, benvenuti alla quinta edizione del Trofeo Foresti. Ci troviamo in piazza Pralboino e sta per iniziare ufficialmente il sabato dedicato alle verifiche tecniche sportive delle vetture. Domani ci sarà la gara che appunto ricorderà con il sorriso Guido e Elda Foresti scomparsi in un tragico incidente insieme alla famiglia Missoni 5 anni fa, appunto durante un tragico volo. E allora questa è la manifestazione che tutti gli amici di Guido e Elda hanno deciso di portare avanti, e siamo già arrivati alla quinta edizione appunto per rendere sempre vivo il ricordo di questa coppia straordinaria. Sono un centinaio le vetture in gara quest'anno, sempre bellissime macchine, ma soprattutto tantissimo divertimento davvero per ricordare questa coppia che è rimasta nei cuori di tutti. Ma prima di andare a intervistare quelli che sono i protagonisti di questa edizione 2018, io farei un passo indietro. Andiamo alla conferenza stampa di presentazione della gara, perché andiamo a scoprire quali saranno i trofei che si porteranno a casa appunto i vincitori di questa edizione numero 5 del Trofeo Foresti. Trofei e ovviamente anche comunicazione e locandine che sono stati fatti come sempre in collaborazione con l'Accademia Santa Giulia. Vediamo la conferenza. Sì, motori, attraversando Santa Grada, iniziamo questa giornata. Siamo all'Accademia, all'Istituto di Santa Giulia, gioventù, voglia, arte, sensibilità, e parliamo col preside, direttore Riccardo Romagnoli. Ragazzi, una volta si chiamava prof, adesso si chiamano amici. Sì, amici con la A maiuscola, per cui siamo onorati di partecipare a questo evento che lo chiamo Ricordo e Arte Insieme, dove è uno scrigno di umanità, di sentimento, di amore verso i giovani, perché mi diceva prima Eugenio che ci sono tanti giovani che partecipano alla manifestazione, io ho giovani, per cui questo connubio dove trasmettere e dare a loro la memoria, il ricordo, dà senso di identità e di comunità. In conferenza stampa, prima il professor Magnoli, siamo con Eugenio Piccinelli, ha detto delle grandi frasi che vanno a toccare le corde dell'uomo, ma quello che ha lasciato sensibile il fatto che sono passati 5 anni. All'inizio l'emotività ti porta ad essere sempre presente, è difficile mantenere questa emotività che tu ogni anno riesci a trasmettere con gli amici che sono presenti. Come ho detto prima, con gli amici che sono presenti, per noi il ricordo è talmente vivo e recente e presente che ci aiuta molto a trasmetterlo agli altri. Per cui tutti gli anni, ormai è il quinto anno, se 5 anni fa mi dicevano ma arrivi al quinto anno di un trofeo del genere, ed è ancora per me proprio come il primo anno, e probabilmente anche a tutti i partecipanti, perché vedo che tutti vengono volentieri, anche alla serata di gala, bellissima serata. E tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo trovato sempre delle risposte importanti, diciamo così, di amicizia vera, soprattutto nei confronti di chi non c'è più. Ogni anno riuscire a reinventarsi un percorso di alta qualità e toccare il territorio non solo bresciano non è facile. Il percorso è chiaro che dalle nostre parti non è che puoi inventare mare e monti, non ci sono, per cui è chiaro che la nostra gara non è di velocità, quindi è molto meno pericolosa, però insomma quelle strade lì meritano una certa attenzione. Trovare fuori percorsi nuovi sicuramente non è facile, ma non è neanche impossibile, ecco, non sono un fenomeno io assolutamente. Quante prove, controlli timbri? Allora, le prove sono 63, come ho detto prima, che sarebbero gli anni che avrebbe avuto Guido in questo momento. Controllo timbro ne facciamo uno solo, perché in un punto dove potrebbero fare un'altra strada abbiamo deciso di fare un timbro, così anche per fare un po' di pubblicità. Ma il controllo timbro ce n'è solo uno. I CO sono 6, 7 mi pare,
il C1 per Alboino, il 2 a Bozzolo, il 3 a Colorno davanti alla reggia di Colorno, il 4 dove mangiamo roncole verdi vicino alla casa natale di Verdi, il 5 a Castellarquato, il 6 a San Pietro in Cerro, che il comune ci ha invitato ad entrare in una villa che aveva appena storica, e allora entriamo in questo parco e facciamo il CO lì e poi il CO7 a Pralboino per l'arrivo. Professor Magnoli, mi sono segnato una frase: l'arte, memoria e ricordo. L'arte è la bellezza che ogni persona porta con sé. Non bisogna essere solo artisti per chi impasta le mani, ma è dentro la bellezza, è dentro in ognuno di noi. Per cui, come diceva Eugenio, l'andare in giro per le strade dei comuni è valorizzare il territorio, è portare l'arte in giro, ma è portare anche il ricordo di Guido attraverso la velocità, attraverso la macchina di cui lui era un appassionato. Amici di motori, a Tecciano Santa Gradi siamo con Clementina Foresti, la sorella di Guido, e non poteva che mancare qui a questa quinta edizione, la presentazione, con una serenità d'animo e con una voglia di ricordare. Sì, vogliamo ricordare mio fratello, mia cognata, con quella che era la loro grande passione, una gara che non vuole vedere il vincitore, vuole vedere i partecipanti, vuole gli amici vicini alla nostra famiglia, e con questo ci manifestano tutti il loro affetto. Per ricordare la quinta edizione del Trofeo Foreste, un bellissimo manifesto alle nostre spalle, opera di Vanessa Cauzi. Qual è stato il motivo che ti ha ispirato a questa vettura stilizzata? Allora, come prima cosa ho preso in considerazione una macchina d'epoca, perché il Trofeo Foresti riguarda questa gara di macchine d'epoca, e ho voluto un po' renderla un po' futurista, un po' smaterializzata, se così si può dire, tagliandola e cancellandone delle parti e colorandola con colori diversi e inusuali per una macchina. Creando così movimento e colore, che è uno dei punti chiave di questo trofeo, di questa manifestazione, e vabbè, oltre a renderla in verticale per dare ancora maggiormente movimento. A questa manifestazione c'è un bellissimo calendario, opera di Valeria Cocchi, che ce lo fa vedere in anteprima, e anche te chiediamo qual è stato il motivo che ti ha ispirato. Il motivo principalmente è ricordare tutti gli amici che partecipano al Trofeo Foresti e insieme ricordano il signor Foresti e la moglie. Quindi dare un'anteprima di tutte le auto che partecipano a questo evento. Nuova edizione della Summer Marathon, dal 14 al 17 giugno 2018. Top event a calendario AC Sport, inserito nell'ambito del prestigioso trofeo Super Classiche Cup 2018. Il programma prevede 3 tappe e ben 632 km, 70 prove classiche di precisione e 6 prove di media con 18 rilevamenti segreti, 3 concorsi d'eleganza a Malé, Di Maro e Lovere. 99 saranno le vetture ammesse antecedenti il 1981. Categoria supercar per 25 vetture moderne di alto pregio sportivo. Un pacchetto turistico al seguito ufficiale è previsto per chi desidera immergersi nell'atmosfera entusiasmante della gara, a contatto diretto con le leggendarie auto di un tempo. Altissimo il livello della logistica, con il vantaggio di alloggiare alla fine di ogni tappa sempre nello stesso hotel a 4 stelle. Un ricco montepremi, VIP package a tutti gli equipaggi verificati e un riconoscimento ai team che arriveranno a fine gara. Il primo premio è superlativo, il pacchetto completo di partecipazione alla Gran Carrera Argentina edizione 2019. Iscrizione, volo di andata e ritorno, soggiorno e vettura idonea alla competizione inclusi.
Per ogni informazione visitate il sito summermarathon.it. Ufficialmente possiamo dire che si inizia con tutta la parte di organizzazione, anche se quella in effetti è, diciamo che è in pista da un po', stanno arrivando gli equipaggi, si stanno facendo le verifiche, per cui possiamo dire che ufficialmente è iniziata l'edizione 2018 del Trofeo Foresti. Eugenio. È iniziata l'edizione 2018, anche se giustamente è cominciata molto ma molto prima, il lavoro è stato tremendo come al solito, però anche divertente da un certo punto di vista. Abbiamo cominciato con il maltempo, domani probabilmente ci sarà ancora non un gran bel tempo, però quelli che vogliono fare le gare le fanno in tutte le condizioni atmosferiche. Ci manca il Trofeo Foresti con la neve, però, in effetti. No. Sto scherzando. con la neve, a parte il fatto che qualche giorno fa su certi siti, sulle colline piacentine davano neve. Invece no, adesso pare sia solo un pioggerellina, ma forse si mette anche sul bello, speriamo, dai. Comunque è la quinta edizione, sembra quasi uno scherzo, siamo già arrivati alla quinta edizione, mi sembra ieri che abbiamo cominciato a fare questo trofeo in ricordo sempre di Guido Delda. Siamo alla quinta edizione, i concorrenti ci sono, ben agguerriti, io li ho visti oggi tutti carichi, sono belli contenti, noi siamo contenti a nostra volta perché noi il nostro target del centinaio di macchine ce l'abbiamo sempre ed è un ottimo numero di equipaggi. Chiaro che col sole tutti sarebbero venuti con delle macchine magari un po' diverse, un po' più aperte o robe del genere, anteguerra, ci sono lo stesso, sarebbero state di più. Ma il divertimento non manca. Divertimento non manca anche perché ha fatto un percorso secondo me molto divertente. Andiamo ancora a Castello Arquato, che a te piace molto, l'ho fatto per te. Ma meno male. Andiamo ancora a Castello Arquato, però il passaggio, chiaramente dobbiamo passare tutta la bassa Mantovana con messaggio così, con un ponte di barche molto bello. E poi facciamo una parte di argine del fiume Oglio per arrivare a passare il ponte a Viadana, perché adesso come adesso è l'unico ponte senza nessun problema, perché Casalmaggiore è chiuso, San Daniele Po è a traffico alternato, con se becchi il rosso stai lì mezz'ora, per cui l'unico ponte transitabile è Viadana, per poi andare a fare un CO a Colorno davanti alla Reggia di Colorno, bella, e per poi andare ancora a mangiare a Roncole Verdi, vicino alla Casa di Verdi, e poi dopo torniamo. Clementina, una piccola nota sui trofei, perché ho avuto modo di vederli, sono stupendi, li avete presentati pochissimi giorni fa in occasione della conferenza stampa, l'abbiamo visto pochissimo fa appunto proprio nel nostro speciale Meraviglia delle Meraviglie. Meravigliosi, questa collaborazione con l'Accademia dà dei frutti splendidi, infatti vi consiglio poi di andare a vederli perché sono opere d'arte uniche fatte dai ragazzi, è molto bello anche ricordare che nei trofei si ricorda la figura femminile, perché la figura femminile era quella di ricorda mia cognata, perché la passione delle automobili sì è vero coinvolgeva anche Elda, ma era soprattutto una passione di mio fratello e quindi è giusto ricordare anche lei con la figura femminile, che però si lega alla velocità perché sono sempre figure in movimento, molto dinamiche. E l'Accademia Santa Giulia sono bravissimi, ci danno veramente una collaborazione unica. Allora, Bruno Ferrari l'abbiamo chiamato in causa perché ha a casa sua ben tre trofei, perché si è classificato per ben tre volte nei primi tre posti delle cinque edizioni del Trofeo Foresti. E quest'anno hai abbassato la media d'età, com'è sto fatto? Appunto, la media dell'equipaggio? Visto che la mia salsa, abbiamo preso qualcuno che abbassa la media. No, Carlo non voleva fare un raduno di moto questo fine settimana, per cui ho detto a Cirillo se mi accompagnava a fare questa gara, che alla quale tengo moltissimo, come è evidente. Insomma.
È un ottimo maestro, sarà in grado di sfruttare le doti di Bruno e imparare qualcosa di più su questa gara. Cirillo, tu insomma da qualche tempo sei ormai parte della scuderia, hai partecipato a molte gare, però ecco, diciamo che sei un po' all'inizio del tuo percorso con un maestro così. Ma sicuramente devo imparare ancora tanto. E non vedo l'ora di iniziare la gara domani e sicuramente sarà una bellissima gara. Nel frattempo hai preso la patente? Ho venerdì prossimo esame del teorico. Allora, quinta edizione del Trofeo Foresti, quante macchine curerai quest'anno? 100 macchine abbiamo fatto anche quest'anno, anche con questo brutto tempo. E le curi tutte te? Gran parte, dai. Allora, purtroppo questo tempaccio ci alziamo nel frattempo, ha un po', diciamo, penalizzato magari qualcuno che aveva pensato di uscire con una macchina e poi magari all'ultimo minuto ha deciso di cambiare, sì. Di cambiare rotta. Alcuni all'ultimo minuto, per problemi tecnici, diciamo, hanno cambiato da Spider a chiuse, però li capiamo anche perché il tempo era veramente brutto. Comunque, vabbè. Dimmi un po', quali sono le macchine più interessanti, dai, dal punto di vista ovviamente della storicità e del lustro che partecipano qui a questa edizione. Ci sono, diciamo appunto, circa 100 equipaggi, quindi grandissimo successo anche per questa edizione 2018. Esatto. Però ecco, dal punto di vista delle vetture tu sicuramente sei il più ferrato. È come sempre una gara che sente tanto le anteguerra. Le anteguerra, come sai, sono sempre le più belle. Amate. Esatto, le più amate. Però anche nel, diciamo, chiamiamolo nel retroscena, che è una bruttissima parola, comunque anche venendo con i numeri più bassi abbiamo delle bellissime macchine quest'anno e ti dico anche i top quest'anno, i top dry, che ne abbiamo parecchi, sono, a parte le anteguerre, sono anche loro su macchine già un po' meno, diciamo, prestigiose, chiamiamole tra virgolette, sempre sono tutte bellissime le macchine. Okay. Allora, benvenuti e buonasera a tutti. Siamo alla quinta edizione del Trofeo Foresti per ricordare Elda e Guido. È un momento importante, 5 anni che ci vediamo in maniera consecutiva, 5 anni che tanti amici vengono qui sì per gareggiare, per condividere la passione delle auto d'epoca, per condividere la passione della gara, ma vengono qui per ricordare degli amici. E è sempre bello. È sempre un'emozione vedervi numerosi e veramente non fate solo la gara, partecipate a un momento particolare, a una manifestazione che è dedicata a degli amici che purtroppo non ci sono più. Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarsi qua come da 5 anni a questa parte e vi ringrazio che siete sempre così numerosi e partecipate col cuore come dicevate io poco fa. E basta, grazie mille ancora, grazie. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che ha fatto Pietro, chiaramente, bene o male vi conosco un po' tutti e mi fa molto piacere che siete qua anche se le previsioni del tempo non erano così belle. Mi fa piacere ad avere qui anche altri organizzatori di gare che io ritengo bellissime, fra le quali ricordo la Mitteleuropean Race che è a Trieste e qua ci sono i nostri amici Maurizio e Susanna che sono bravissimi organizzatori di una gara meravigliosa che io e Marco tutti gli anni facciamo perché veramente vale la pena. Ci sono qua gli amici Luigi per la Terre di Canossa, altra gara veramente organizzata veramente bene, mi fa piacere che sono qui perché da loro c'è solo da imparare. Poi abbiamo gli amici della 3T che organizzano Campagne e Cascine, un'altra gara molto particolare, e hanno inventato questa gara in mezzo alle cascine cremonesi e limitrofi, ma una gara tosta, una gara anche difficile, perché su strada è un po', e loro lo sanno. E volevamo ringraziare in particolare tutti quelli che ci hanno dato una mano, in prima persona, volevo chiamarlo fuori, il nostro sindaco di Pralboino, Franco Spotti, che mi dà sempre carta bianca su tutto e dice sempre sì, e vorrei chiamarlo fuori perché è una persona veramente in gamba e gradevole. Do anch'io il benvenuto a voi e soprattutto essere qui
è importante perché ricordiamo degli amici, due persone splendide che mancano ai familiari ma mancano alla nostra comunità. Manca la sensibilità di Elda, l'essere mamma, manca la capacità imprenditoriale di Guido, e quindi ben volentieri come amministrazione diamo il supporto a questa iniziativa, non ci possiamo sottrarre, anche perché Guido è sempre stato molto vicino alla comunità e a tutte le sue iniziative. E quelli che ci danno una mano per via della sicurezza, e abbiamo qui con noi il maresciallo Marco Forcella, se vuol venire. Grazie per questa splendida serata e un bel applauso. Grazie Marco, grazie. E volevamo dare un piccolo riconoscimento al grande amico Attilio Facconi. Grazie, io rubo 30 secondi, adesso ho capito perché non mi hai preso il microfono e non me l'hai più dato. Comunque ricevere un premio è sempre un momento importante nella vita di tutti. Riceverlo da amici e in questa serata sicuramente lo conserverò volentieri sulla mia scrivania. Grazie veramente di cuore. Comunque colgo l'occasione per ribadire che tutta la nostra organizzazione lo facciamo tutti proprio per volontariato, perché lo sentiamo. Allora, è domenica, è prestissimo, fa freddissimo, ma noi siamo qua pronti per il Trofeo Foreste 2018. Ieri abbiamo visto quelle che sono state un po' le verifiche, abbiamo intervistato ovviamente alcuni dei protagonisti, ma la vera gara è oggi. E qui la prima conferma, devo dirla ufficiale della giornata di oggi, è Attilio Facconi, che non poteva assolutamente mancare, che è la voce ufficiale del Trofeo Foreste. No, non posso mancare, non potrò mai mancare, perché io posso vantare un'amicizia di 20 anni con Guido Foresti, quando ancora non era stato intaccato dalla passione delle auto d'epoca. Per cui... L'hai attaccata tu? No, è stato suo cognato Beppe, però anch'io ho influito, spero. Allora, una gara intanto la quinta edizione consecutiva, e la novità qual è? È la conferma. La conferma che abbiamo ancora un centinaio di equipaggi che vengono dall'Italia e dall'estero. Tanta gente, tanti piloti, tanti top driver e tanti ragazzi nuovi che si cimentano per la prima volta, per cui penso che sia sicuramente un motivo in più per continuare questa manifestazione, per ricordare Elda e Guido. Ma senti un po', quali sono le, diciamo, vetture, quelle che possono vantare di essere un pochino anche un po' delle chicche, perché ce ne sono davvero tantissime, però ce ne sono alcune che forse più di altre portano con sé qualche particolarità. Allora, innanzitutto la scelta è imbarazzante, perché le vetture sono tante, ricordiamo le Bugatti che sono in gara, le Rally Blue, anche tutte vetture che hanno superato i 90 anni e non è roba da poco. E mi chiedevo chi poteva vincere, a parte naturalmente Vesco e Guerini, che sono i favoriti d'obbligo essendo i vincitori uscenti delle due edizioni, ma veramente c'è anche Sisti che è in forma, appena vinto recentemente una gara sulle Dolomiti, insomma c'è da giocarsela bene e noi ci divertiremo. Assolutamente, noi vi seguiremo, ci vediamo all'arrivo. Esatto, vi aspettiamo all'arrivo, grazie. Perché la vettura 2? Tutto sul percorso è pronto per far sì che queste 100 vetture possano transitare innanzitutto in maniera assolutamente sicura, ma anche in maniera performante, perché le prove sono state piazzate, diciamo, nei punti ideali, ma anche un po' per farli faticare. No, abbiamo tutto a posto, le prove sono molto tecniche, quindi diciamo che abbiamo tutti gli ingredienti per poter fare una gara, diciamo, bellissima, e soprattutto per i concorrenti.
Allora, chiediamo al direttore di gara, appunto, che è qui con noi, di raccontarci magari quali sono i 2 o 3 punti più insidiosi, quelli a cui bisogna stare particolarmente attenti, soprattutto per coloro che sono abituati a fare queste gare e che magari viaggiano per andare a podio. Sì, dopo il CO di Roncole Verdi, dove ci sarà anche una sosta pranzo, dobbiamo avvicinarci a Castell'Arquato e lì facciamo un tratto collinare dove prevediamo per il momento c'è un po' di neve, vediamo se sulla strada si scioglie oppure si transiterà con qualche piccola difficoltà. Noi puntiamo di transitare comunque, questo sarà il pepe e anche il sale di questa manifestazione. E allora siamo qui con i vincitori delle ultime 2 edizioni del Trofeo Foresti, non c'è 2 senza 3, è frase scontata, ma ovviamente qua quando ricomincia la stagione dobbiamo anche iniziare a piazzare i primi podi, no? Perché porta fortuna, l'avevamo detto anche l'anno scorso, poi è andata bene. Sì, speriamo, dai, anche per me la prima gara, Andrea ne ha già fatto... ha già fatta una, perché a Rovereto, diciamo, sopportando ancora i postumi dell'influenza, però questa è una gara che non puoi mancare. Guido era un amico, quindi ci sembrava giusto esserci, e poi come dici tu sono 2 edizioni, le ultime 2 le abbiamo vinte noi e sembra che abbia portato bene anche alla 1000 miglia, quindi proveremo a fare il tris. Oggi è giornatina impegnativa, a parte le temperature, insomma, ci dicono dalla direzione di gara che ci potrebbero essere alcuni punti con la neve addirittura, per cui quali saranno i vostri assetti per combattere queste condizioni atmosferiche? Ma sicuramente la capota alzata, che non credo che scenderà molto presto. Scherzi a parte, oggi è una giornata particolarmente fredda, c'è parecchia aria, speriamo di non trovare troppa pioggia, insomma, perché la pioggia è sempre quell'elemento che dà un po' fastidio sia ai concorrenti ma anche agli organizzatori, quindi qua sembra reggere il tempo, dovesse essere così tutto il giorno sarebbe un miracolo, però insomma siamo attrezzati, altri sono completamente scoperti, quindi siamo anche abbastanza fortunati rispetto ad altri. E allora in bocca al lupo ragazzi! Viva il lupo, grazie! Viva il lupo. Come in ogni edizione del Trofeo Foresti, motore a 360 gradi e accompagnato da una vettura che appunto ci consentirà di seguire la carovana delle 100 auto d'epoca che oggi si sfideranno per conquistare questa quinta edizione. Con noi quest'anno autobarbiere il dottor Silvino, che oltre a essere il titolare è anche un grandissimo appassionato d'auto d'epoca. È vero. Mi dicono. Appassionato sì, è vero. Sono grandissimo, non ma appassionato sì. La passione non ce la toglie nessuno. Non ce la toglie nessuno, veramente. Infatti anche con questo tempo qua si va. E allora qual è la vettura che ci avete fornito per questa edizione? È un Aubec 2005 benzina. L'ultimo, cioè la nostra top della gamma. E le performance adatte per poter gestire questi percorsi? È una vettura proprio adatta anche per questo tempo qua. Sì, diciamo che noi abbiamo qualche comfort in più rispetto alle storiche in gara. Sì, in più è una sicurezza anche più. Non è da paragonare le vetture in gara, perché purtroppo la differenza è abissale, però avete una macchina che vi consente di viaggiare tranquillamente con tutte le temperature che oggi si può vedere, insomma. Infatti stavo dicendo, noi abbiamo riscaldamento. Beh, riscaldamento, trazione, avete tutto, insomma, ecco, qualsiasi intemperie il dottor Tantini vi porta fuori con questa macchina. Bene, per avere ulteriori informazioni invece dov'è che possiamo venire a trovarvi? Ricordiamolo al nostro pubblico che ovviamente ci segue, ma ricordarlo non fa mai male. Noi l'aspettiamo ben volentieri nel nostro showroom lì a Brescia, in via Foro Boario, e c'è la gamma vetture, c'è chi parla meglio di me e possiamo dirvi qualcosa, cioè tanto di più, non qualcosa. Molto. Assolutamente, ma allora l'anno prossimo ti vediamo su una vettura per gareggiare? Ma io anche quest'anno ancora, io guardo sempre il tempo, perché se vedo il tempo appena appena lascio la macchina parcheggiata e vado a vederle fisicamente. Se c'è il tempo permette vado a fare qualcosina anch'io, insomma. Edizione 2019, il Trofeo Foresti, ti vogliamo nell'elenco iscritti. Ah certo. Ok. Grazie, buona giornata. Ferruccio Lissedini, organizzatore, mente e braccio della Summer Marathon, quest'anno 7ª edizione, ma perché è presente Ferruccio qui al Trofeo Foresti? Perché c'è una sorpresa. Sì, perché abbiamo messo in palio un'iscrizione gratuita per il 4º arrivato che verrà gratuitamente iscritto alla Summer Marathon, la partecipazione e tutto il resto. Abbiamo abbastanza iscritti, c'è molto interesse, mancano 90 giorni
alla Summer Marathon 15, 16 e 17 di giugno. Alto itinerario, facciamo parecchi passi sulle Alpi italiane, diventiamo il Tour delle Alpi. Estivo. Ringrazio Luana che sarà dei nostri, vi saluto tutti e arrivederci nelle belle giornate di giugno al Summer Marathon. Della Summer Marathon dal 14 al 17 giugno 2018. Top event a calendario AC Sport inserito nell'ambito e prestigioso trofeo Super Classiche Cup 2018. Il programma prevede 3 tappe e ben 632 km, 70 prove classiche di precisione e 6 prove di media con 18 rilevamenti segreti, 3 concorsi d'eleganza a Malé, Di Maro e Lovere. 99 saranno le vetture ammesse antecedenti il 1981, categoria supercar per 25 vetture moderne di alto pregio sportivo. Un pacchetto turistico al seguito ufficiale è previsto per chi desidera immergersi nell'atmosfera entusiasmante della gara, a contatto diretto con le leggendarie auto di un tempo. Altissimo il livello della logistica, con il vantaggio di alloggiare alla fine di ogni tappa sempre nello stesso hotel a 4 stelle. Un ricco montepremi, dei package a tutti gli equipaggi verificati e un riconoscimento ai team che arriveranno a fine gara. Il primo premio è superlativo, il pacchetto completo di partecipazione alla Gran Carrera Argentina edizione 2019. Iscrizione, volo di andata e ritorno, soggiorno e vettura idonea alla competizione inclusi. Per ogni informazione visitate il sito summermarathon.it. Siamo a Bozzolo, la città di Eugenio Piccinelli, che ci tiene particolarmente per ricordare il papà recentemente scomparso e che era nella penultima manifestazione, era addirittura con la prima vettura come apripista.
Bozzolo, città ricca della campagna cremonese, sta accogliendo la carovana di questa quinta edizione del Trofeo Foreste. L'avevamo lasciati l'anno scorso con il numero 69, quest'anno invece hanno cambiato 31 Battaglia alla Piona. Allora, come sta andando? Abbiamo avuto dei demeriti per questo, ci hanno declassato nel numero. No, sta andando molto bene, non sta piovendo, il che, avendo la macchina aperta, è già positivo. E poi il mio navigatore si sta comportando bene, ha dormito bene stanotte. Ha dormito bene stanotte e anche puntuale alle gare d'epoca. Eh sì, abbiamo in realtà ieri sera abbiamo mangiato un po' pesante ed è per quello che siamo sereni, però a parte le battute, bello, anche perché avete protetto il tempo, non sta piovendo per ora, quindi è bello, veramente bello. E d'altronde con uno che si dice dimmi di sì non puoi non avere il tempo bello, no? È chiaro. A Bernasco però dicono che c'è neve. No, però tu... Beh, affronteremo il dimmi di sì anche alla neve. Però io e te dovremmo mangiarne di più di dimmi di sì, però, dopo ieri sera. Lei pensi alla sua dieta. Ciao, presto.
con Bruno Ferrari e il giovane Cirillo che si è impegnato a dare le note, come correre con un grande campione come Bruno Ferrari, due volte vincitore a Mille Miglia, tre volte qui al trofeo Guido Foresti, è un'esperienza che ti lascia il segno. Sì, è stata una bellissima giornata, dopo per il tempo, ma diciamo che è stato molto bello, molto combattuta come gara e mi sono divertito, è stata veramente una bella giornata, è un bel percorso, veramente un bel percorso. Bruno, come è andato il ragazzo? È andato bene, purtroppo sono io che ho sbagliato parecchio, devo aver sbagliato anche a contare un secondo, per cui no, comunque mi spiace che lui che ha provato la prima volta su una Bugatti proprio con questo tempo, perché non poteva trovare tempo peggiore, perché al di là dell'acqua siamo arrivati veramente congelati. Rompi i tuoi schemi. Supera le mode. Guarda oltre lo schermo. Segui il tuo tempo. Scegli un'auto che non c'era. Nasce la prima BMW X2. Scoprila su x2.bmw.it e in concessionaria. Motori a 360 gradi, siamo arrivati all'ultimo atto conclusivo di questa quinta edizione Trofeo Foresti. Per la terza volta consecutiva Andrea Vesco e Andrea Guerini iscrivono il proprio nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. 3 su 3, ma quello che è importante è un inizio nel 2018 che toccando ferro dovrebbe ripetere le prove del 2017, cioè Mille Miglia, Trofeo Nuvolari. Tutto quello che c'è da andare a vincere, però tutto l'anno inizia proprio da qua, dal Trofeo Foresti, ancora una volta vi siete dimostrati campioni sotto anche l'acqua quest'anno.
Quest'anno devo dire di sì, peccato per la manifestazione che come sempre è riuscita, però l'acqua non impedisce insomma a una manifestazione di ottenere il successo del pubblico e dei partecipanti. Comunque c'erano più di 90 auto al via, perciò direi che questo parla da sé. Gara impegnativa, prove non scontate, insomma qualcuno anche da inventare, il ritmo di gara molto buono, e quindi ci siamo divertiti. Per noi la stagione ufficialmente parte con questa gara, è sempre partita con questa gara e è sempre partita bene, quindi speriamo che questo sia di buon auspicio per il proseguio. Andrea Guerini, stamattina così parlando prima dello start della partenza ha detto: con Vesco abbiamo provato 10 passaggi perché dall'anno scorso che non gareggiamo più, abbiamo voluto staccare la spina, chi bene incomincia? A metà dell'opera si dice, sì è vero, tutta questa settimana lui perché sta curando gli ultimi dettagli del Franciacorta Historique, io per questioni lavorative, quindi non abbiamo potuto provare, e stamattina ci siamo detti, vabbè, visto che piove facciamo giusto 30 passaggi dai per vedere se siamo ancora capaci a fare quello che abbiamo lasciato l'anno scorso. Effettivamente abbiamo visto che bene o male ci arrangiavamo, abbiamo detto dai, anche oggi potrebbe essere una giornata di mettere diciamo la ciliegina sulla torta per cominciare la stagione bene. Effettivamente è cominciata veramente bene perché sin dalle prime prove eravamo lì, quindi siamo contenti perché ci teniamo anche al trofeo Foresti, perché Elda e Guido erano degli amici e quindi vogliamo essere ogni anno dei loro, e vedo che l'organizzazione ci tiene ad averci e noi sicuramente saremo sempre di questi. BMW Alfa Romeo BMW non cambia. No, per fortuna Fia. No. Abbiamo entrambi abbastanza facilità nell'adattarci alle diverse vetture e l'esperienza aiuta in questo caso perché corriamo insieme da 14 anni ormai, quindi sappiamo come trovare il giusto feeling con le auto. Certo è che ogni vettura ha le sue particolarità, quindi cambia da una gara all'altra e soprattutto da una vettura all'altra. Ogni vettura ha le sue caratteristiche, quindi bisogna essere in grado di adattarsi a quelle che sono le peculiarità di ogni mezzo. Complimenti, ci vedremo la stagione lunga, avremo modo di incontrarci. Complimenti a voi perché siete sempre sul presenti alle gare, quindi la professionalità si vede anche qua. È merito di Luana e di Mario. Anche il tuo che è dietro le quinte, va bene. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Amici di motori, siamo all'atto conclusivo di questa quinta edizione del Trofeo Foresti. Al di là delle vittorie che ormai per la terza anno consecutivo Andrea Guerini e Andrea Vesco hanno posto il loro nome nell'albo d'oro, è stata una vittoria sotto l'aspetto organizzativo, sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto sportivo. Meglio di questo bilancio penso che Eugenio Piccinelli non poteva aspettarsi. Sì, siamo contentissimi del successo avuto anche quest'anno come gli altri anni. Naturalmente i vincitori, è un lusso avere qui Vesco e Guerini, che io li ritengo i più forti regolaristi che sono adesso in Italia. Infatti i due anni che hanno vinto, gli scorsi due anni che hanno vinto il trofeo Foresti, due mesi dopo hanno vinto due volte la Mille Miglia, e questo potrebbe essere la terza volta, visto che hanno vinto la terza volta il trofeo Foresti. Ma bando a queste cose, siamo contenti perché ho sentito diversi piloti, amici e non, fare i complimenti per un percorso studiato nei minimi dettagli, molto bello, è piaciuto anche a me che io ho fatto la pripista, il cronotest, comunque facevo le prove, ho fatto la gara come loro. Purtroppo è stata la pioggia che ha disturbato molto. Però siamo riusciti a fare tutte le prove ed è andato tutto molto bene, sono contentissimo. Spero di vederli tutti anche l'anno prossimo, perché noi continuiamo imperterriti per la nostra strada. Dicono che dietro un grande uomo, dietro un uomo ci sia una grande donna. Verissimo, è verissimo. E non potevo che darti questo assist. No, vabbè, sono molto contenta che mio marito si occupi di questa cosa, perché per noi famiglia questa cosa è una tappa importante, un ricordare due persone che purtroppo non ci sono più. E quindi, come ho già detto tante volte, questa è una gara diversa da tutte le altre, parte dal cuore e quindi la riuscita, insomma, c'è, perché chi partecipa non partecipa per fare una competizione semplice, ma per essere vicini, alla nostra famiglia. E in quello riescono perché ci sono sempre, oggi addirittura con
con questo tempaccio, questo freddo, cioè veramente, chi è venuto proprio perché ci vuole bene, perché sennò penso che sarebbe stato decisamente a casa. E conoscendo l'ironia e la sagacia che aveva Guido, ha detto: l'anno scorso vi ha dato il sole, quest'anno vi do un po' di acqua, così vi divertite di più. Beh, insomma, io direi che adesso però anni con la pioggia ne abbiamo già avuti tanti. Speriamo l'anno prossimo che ci sia un pochino di sole, perché la gara ha tutto un altro sapore, perché poi i paesaggi sono bellissimi e purtroppo con l'acqua così anche i concorrenti non riescono ad apprezzarli come sarebbe giusto che fosse. È difficile trovare un Attilio, figuriamoci due, con Attilio Facconi, collega giornalista di Mantova. So che lui ama Luana, ma non solo lui, anche tantissimi amici qua di Prealboin, anche tuo marito, però se ti puoi consolare, io sono più fisico di tuo marito, scherzi a parte. Allora ti do da collega un tuo consuntivo. Beh, decisamente una gara che ci dà soddisfazione noi che abbiamo lavorato. Vedere i clienti che ci i concorrenti che ci ringraziano, che ci fanno i complimenti dopo che loro hanno gareggiato sotto la pioggia in condizioni climatiche difficili con delle auto anche di 90 anni fa, penso che sia una bella soddisfazione. Tu hai citato prima Guido che ci guarda dall'alto, probabilmente Guido mette a dura prova anche noi, ma noi con tanto entusiasmo e tanta passione lavoriamo per un gran premio che li ricordi. Questo è una punta di un iceberg di quante persone dedicano tempo, passione per ricordare una figura. Alla prossima.